dopo aver portato Ib, Yumenicki e il gameplay di The Coffin of Andy and Lilley, potevo esimermi, non portare anche questo capolavoro in RPG Maker. Oggi vi porto sulla luna con To The Moon. Prima di cominciare vi ricordo il link al mio Instant Gaming in descrizione, dove trovate chiavi di gioco a prezzo scontato e nel farlo mi supportate. Vi ricordo il link in descrizione al mio Instant Gaming e ringrazio Instant Gaming per la sponsorizzazione. Una storia affascinante e malinconica. Numerosi colpi di scena, amore, rabbia, frustrazione, etica e morte si incontrano in un emozionante viaggio nei ricordi di un uomo che ormai sta per passare a miglior vita. Questo è To The Moon. 2011. Siamo davanti a uno degli anni più importanti dell'industria videoludica. Oltre ad essere ricordato come l'anno del Minecon e della release globale del bellissimo Nintendo 3DS, il 2011 viene anche ricordato per essere uno dei periodi più carichi dell'industria. La costellazione di titoli rilasciata in quell'anno, infatti, faceva quasi urlare al miracolo. Portal 2, Batman Arkham City, The Legend of Zelda Skyward Sword, Skyrim e molti altri lasciarono un solco profondissimo all'interno del mondo videoludico. In mezzo a tutti questi colossi AAA, una piccola e timida nicchia di videogiochi chiamati indie stava cominciando ad acquisire sempre più importanza. Titoli come l'originale The Binding of Isaac, creato in Flash da Edmund Macmillan, Terraria, creato dallo studio Relogic, e dei nuovi aggiornamenti di Minecraft rilasciati da Marcus Notch Persson dimostrarono a consumatori e imprenditori che quella piccola nicchia indipendente stava cominciando piano piano ad espandersi e a prendersi la sua dovuta fetta di mercato. In mezzo a questo caos di titoli, un ragazzo, uno sviluppatore di nome Khan Raves Gao, insieme al suo minuscolo team chiamato Free Bird Games, rilasciò un piccolo giochino narrativo, fatto in RPG Maker XP. Il gioco in questione non era il primo titolo della Freebird Games. Il piccolo studio infatti era già semi-conosciuto per i suoi precedenti titoli. Tuttavia, né Kangao né i ragazzi che lavoravano insieme a lui avrebbero mai potuto immaginare l'impatto mediatico che la loro piccola opera d'arte avrebbe causato all'interno del panorama videoludico mondiale. Mettetevi comodi, stiamo per fare un bel viaggio all'interno di una delle storie più belle, delicate e importanti del mondo videoludico. Questo è To The Moon. To The Moon è un videogioco puzzle narrativo sviluppato e pubblicato il 1 novembre del 2011 dalla Freebird Games. Il gioco è ambientato in uno strano presente distopico, dove l'utilizzo della medicina e della scienza moderna è in grado di modificare i ricordi. Facciamo presto la conoscenza dei due protagonisti del titolo, lo scienziato tecnico Neil Watts, brillante ma impulsivo e impacciato, e la dottoressa Eva Rosalyn, precisa e meticolosa nel proprio lavoro. Entrambi i protagonisti lavorano per la Sigmund Agency of Life Generation. L'obiettivo di questa agenzia è fondamentalmente quello di donare una morte serena e soddisfacente alle persone, attraverso un complesso macchinario che, tramite l'ausilio di caschi speciali, riesce a trasportare i due scienziati all'interno del paziente in questione, permettendo loro di modificarne completamente i ricordi. Il lavoro dei due scienziati all'interno del mondo di gioco sembra essere socialmente apprezzato e approvato, ma i due vengono visti come una sorta di cupo mietitore che, come dei becchini, annunciano e accompagnano la morte delle persone. Tutto ciò può sembrare effettivamente nobile, ma è giusto modificare i ricordi delle persone per dar loro una dolce morte? L'avventura di Eva e Neil non sembra iniziare nel migliore dei modi. Proprio all'inizio del gioco, mentre si stanno dirigendo verso la casa del loro paziente, i due scienziati hanno un incidente stradale. La loro macchina aziendale investe un povero scoiattolo, uccidendolo, e successivamente va a schiantarsi contro un albero presente sul bordo della strada. La vettura è distrutta, ma i due scienziati ne escono miracolosamente illesi. Dopo un breve battibecco che serve a mostrare a noi videogiocatori le due personalità diametralmente opposte dei protagonisti, Eva e Neil avvisano i loro superiori dell'incidente appena avvenuto, recuperano la loro attrezzatura dall'auto distrutta e si dirigono a piedi verso la casa del loro paziente, John.
La casa di John si trova, a detta dello stesso Neil, sopra un'instabile ma incantevole scogliera. Un'enorme villa appare davanti agli occhi dei due protagonisti. Accanto ad essa, poco più avanti, si erge un vecchio faro ormai in rovina e non più funzionante. Una volta entrati all'interno dell'edificio, i due protagonisti fanno la conoscenza della badante della casa, Lily Quinn, una vedova di guerra che vive e lavora all'interno dell'immensa villa di John, insieme ai suoi due figli, Sarah e Tommy. Lily accoglie Neil ed Eva e li conduce dal loro paziente. Qui noi vediamo il personaggio principale di To The Moon, John Wiles. Un vecchietto ormai morente, costretto a letto e tenuto in vita solo dalle cure di Lily e del suo dottore. Dopo essersi presentati, Neil ed Eva spiegano il loro obiettivo ai presenti nella stanza. Scopriamo che i due protagonisti sono stati mandati in questo luogo sotto esplicita richiesta di John Wiles. L'uomo, prima di entrare in coma, si mise in contatto con la Sigmund Corp, chiedendo loro di esaudire il suo ultimo desiderio. E l'ultimo desiderio del vecchietto è andare sulla Luna. A quel punto, dopo aver spiegato il complesso procedimento di modifica dei ricordi ai presenti nella stanza, Eva oppure Neil, in base alla nostra scelta, iniziano così a setacciare la casa di John in cerca di indizi che possano aiutarli a costruire un punto d'aggancio che possa permettere loro di entrare nei ricordi dell'uomo. Aiutati da Sarah e Tommy, i due figli di Lily, gli scienziati iniziano a trovare i primi agganci. Una stanza segreta dentro la libreria di Johnny, piena zeppa di strani origami a forma di coniglio, un peluche a forma di ornitorinco, uno spartito musicale scritto dallo stesso John, intitolato A River, un origami di coniglio blu ma con la pancia gialla, simile alla luna, e un'altra inquietante stanza piena di altri origami di conigli, questa volta situata all'interno del faro sulla scogliera vicino alla casa. Noi giocatori iniziamo a farci delle domande. Cosa significano tutti questi origami? Chi li ha piegati? Per quale motivo? E perché uno dei coniglietti è diverso da tutti gli altri? La curiosità inizia a prendere il sopravvento e il gioco inizia a catturarci attraverso lo storytelling. Dopo aver accuratamente esplorato l'abitazione, è ora di iniziare a immergerci nei ricordi di John. Accendiamo il macchinario. Il dottore, dopo aver verificato la stabilità del vecchio, ci dà l'ok per procedere. Neil e Eva si metteranno il casco, che li porterà direttamente nella mente di John. I due scienziati trovano l'uomo nel suo ultimo ricordo disponibile e inizieranno ad investigare sul motivo del suo ultimo desiderio, andare sulla Luna. Johnny confiderà di non saperlo, lasciando frustrati i due dipendenti della Sigmund Corp. Sarà ora loro compito viaggiare nei ricordi più remoti alla scoperta della vera natura dell'uomo. A quel punto il gameplay del gioco si palesa davanti ai nostri occhi. La meccanica principale di buona parte del gioco sarà infatti quella di esplorare i ricordi di John, interagire con i personaggi, seguire la storia, ottenere dei memento, ossia delle sfere contenenti i ricordi più importanti di quel momento, e catalizzarle tutte sull'oggetto che ci farà da ponte per il ricordo successivo. La meccanica madre del gioco consiste appunto nell'esplorazione, sulle interazioni e sulla risoluzione di piccoli puzzle dove potremmo capovolgere delle tessere per rivelare l'immagine di un oggetto nel minor numero di mosse possibile. Esplorando i ricordi di John incontreremo un personaggio cardine della storia, River Wiles, la moglie di John. La donna nel mondo reale è già morta da tempo, ma grazie al macchinario che permetterà a Eva e Neil di viaggiare attraverso i ricordi, riusciremo a vederla in vari momenti della sua vita. Ella è una donna taciturna, dal comportamento bizzarro, con una strana ossessione per gli origami a forma di coniglio. Scopriamo infatti che è stata lei a creare tutti quegli origami di coniglio che tappezzavano le stanze della casa di John. Quelle forme di carta sembrano essere molto importanti per la donna. In numerose occasioni, ella chiede a John di ricordare qualcosa inerente allo strano coniglio blu con la pancia bianca, alla quale l'uomo rispondeva sempre in maniera negativa. Perché? Per quale motivo River è così ossessionata dal coniglio blu con la pancia bianca? Andiamo avanti. Mano a mano che proseguiamo nella storia, troveremo sempre più indizi, sempre più bricioline che ci aiuteranno a ricostruire la vita di John. Uno dei più recenti, particolarmente doloroso, vede l'uomo nell'atto di dover prendere una difficilissima decisione. River, infatti, poco prima di ammalarsi e morire, aveva un desiderio alquanto singolare. Una casa.
costruita sulla stessa scogliera dove è attualmente presente il faro in rovina. Il costo di costruzione di una casa in quel luogo tanto singolare era abbastanza elevato, ma fattibile. Tuttavia, l'improvvisa malattia di River e l'assenza di un'assicurazione atta a coprirne le spese mediche costringono la coppia a prendere una difficile decisione: la casa o la vita di River. Sotto espresso desiderio della donna, John, alla fine, come riusciamo anche a vedere nel nostro presente, sceglierà l'ultima opzione. Proseguendo nella storia e utilizzando diversi memento come ponte, arriviamo davanti a un ricordo. Siamo in un bar. John e River sono con i due loro amici di infanzia, Nicholas e Isabel, e stanno chiacchierando pacificamente. Attraverso i dialoghi scopriamo che John e Nicholas, in assenza delle due donne, iniziano a parlare della strana condizione di River, senza tuttavia specificare quale essa sia. Proseguendo nel nostro viaggio, riusciamo ad entrare ancora più a fondo nella mente del protagonista. Riusciamo a vedere con i nostri occhi il momento in cui River e John si promettono di costruire la casa sulla scogliera. River, nel ricordo, sembra essere molto affezionata ad un faro, che lei chiama affettuosamente Anya. Il possente edificio, che noi vediamo tristemente rovinato dallo scorrere del tempo nel presente, è il motivo dietro la folle scelta di John e River. L'avere una casa vicina a quel faro, così importante per loro, porterà i due sposi a investire un'ingente somma di denaro per la costruzione dell'abitazione, arrivando persino a chiedere un finanziamento in banca. Come già sappiamo però, le cose non andranno come previsto. River morirà, lasciando John solo, sconsolato. Andando avanti vedremo piccoli frammenti di ricordi. Tra questi troviamo un litigio alquanto singolare tra River e John. La donna, in uno di questi ricordi, tenta disperatamente di far ricordare a John il significato dietro il coniglio blu. In tutti i ricordi, John affermerà di non ricordare nessun momento inerente al coniglio, intristendo pesantemente River. Un altro ricordo, invece, ci mostra River in una libreria nell'atto di scegliere un libro, mentre John sta parlando con Isabel. La donna sottolinea a John di essere affetta dalla stessa patologia di River, ma che a differenza di quest'ultima riesce a mascherare tutto agli occhi degli estranei. Ma di quale patologia stanno parlando? Continuando nel nostro viaggio, tra gli altri memento che ci permettono di sbloccare altre zone della memoria di John e nuovi eventi, arriviamo ad uno dei ricordi fondamentali della vita dei due sposi, il matrimonio di John e River. Tra gli invitati, oltre a Nicholas e Isabel, che abbiamo già incontrato al bar in un ricordo precedente, incontriamo anche la madre di John. Ella sarà un elemento molto importante per la nostra storia, ma per adesso andiamo avanti. Ci basterà solo sapere che l'anziana donna al matrimonio di John chiamerà affettuosamente il figlio con il nomignolo Joy. Eva e Neil seguiranno i due novelli sposini fino al faro, Anya, che in questo ricordo è ancora funzionante e incantevole. River e John saliranno fino alla cima di Anya e noi giocatori, abbracciati da un bellissimo cielo stellato e dalla stupenda host del gioco, assistiamo a una delle scene più emozionanti di To The Moon. Da lì in poi sarà tutto un mix di emozioni positive e negative. Tra dolci momenti in sella a un cavallo e un primo appuntamento al cinema, arriviamo finalmente al ricordo che ci rivela la tanto chiacchierata patologia di River. Qui scopriamo che River soffre di un disturbo pervasivo dello sviluppo, chiamato sindrome di Asperger. Questo disturbo va a compromettere la sfera sociale, e quindi la persona avrà difficoltà nello sviluppo di relazioni, nel condividere interessi e infine nell'utilizzo del linguaggio non verbale, ovvero quello corporeo. Inoltre, una persona affetta da Asperger avrà schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati e gli interessi che la persona avrà saranno molto ristretti.
Purtroppo non è così strano che a River sia stato diagnosticato questo disturbo solo in tarda età. Infatti, la maggior parte dei primi studi sull'Asperger sono stati fatti su un campione prevalentemente maschile, e fino a pochi anni fa si pensava che le donne non ne fossero totalmente affette. Le bambine, generalmente, rispetto ai bambini maschi, sono più abili a nascondere i propri sintomi, in quanto alcuni comportamenti sono sia socialmente accettati sia culturalmente. Qui, finalmente, capiamo cosa intendeva Isabel con «ho imparato a mascherare i sintomi». Non sappiamo effettivamente se River abbia sintomi più pervasivi o semplicemente il contesto familiare non le ha dato la possibilità di imparare ad adeguarsi alla società, ma sappiamo che Johnny, durante tutta la sua vita, rimarrà vicino alla sua amata per cercare di aiutarla, portandola sia a fare diverse visite, sia organizzando delle attività da fare insieme. A quel punto ci resta solo una cosa da fare, esplorare i ricordi d'infanzia di John e collegare gli ultimi tasselli che ci permetteranno di modificare tutto e realizzare finalmente il suo desiderio. Tuttavia, non sarà un'impresa così semplice. Qualcosa non va. L'accesso ai ricordi d'infanzia di John è bloccato da un muro invisibile, una specie di taglio nel collegamento tra il primo ricordo dell'adolescenza e quello dell'infanzia. L'ultimo ricordo disponibile è quello che ritrae John da ragazzino a casa di sua madre. L'atmosfera sembra apparentemente calma, ma tutto quanto in quel ricordo ha qualcosa che non va. Un esempio? La presenza di due lettini a castello nella stanza di John. Dettaglio molto strano, visto che gli unici a vivere nell'abitazione sono appunto il bimbo e sua madre. L'assenza di collegamenti tra un ricordo e l'altro costringe Eva e Neil a uscire dai ricordi di John e tornare nel mondo reale. Lì, i due scienziati si prendono una pausa per riflettere. Cosa può aver mai bloccato i ricordi di John in maniera tanto violenta e netta? Dopo una notte di riflessioni, il dottore che si occupa delle cure di John avverte i due scienziati di una notizia orribile. John non ha più tempo a disposizione. Neil ed Eva devono trovare una soluzione, e in fretta. Improvvisamente i due scienziati hanno un colpo di genio: rievocare uno dei primi ricordi di John attraverso un odore disgustoso e pungente, già presente in alcuni ricordi dell'uomo, l'odore di un animale morto. Utilizzando lo scoiattolo investito da Neil all'inizio del gioco, i due scienziati sfruttano l'odore della carcassa e il macchinario per innescare una reazione nel cervello di John e farsi teletrasportare al ricordo della sua infanzia più vicino, eludendo il muro invisibile presente nella memoria di John. Questo piano fuori di testa funziona e Eva e Neil vengono teletrasportati al primo ricordo disponibile che si ricollega all'odore della carcassa. Esso mostra una versione bambinesca di John e un altro strano bambino uguale in tutto per tutto a lui che fissano il cadavere di uno scoiattolo morto investito poco prima in strada. A quel punto scopriamo la verità. Lo strano bambino non è nient'altro che Joy, fratello gemello di John che viveva insieme al fratellino e alla madre in quella piccola casa che noi vediamo anche nel ricordo precedente. Joy è un bambino come tutti, ama giocare, divertirsi e infastidire suo fratello. Tuttavia, durante una delle loro giornate di spensieratezza e divertimento, qualcosa romperà per sempre il legame tra i due protagonisti. Ricordate la madre di John? La bizzarra signora che appare sia nei suoi ricordi da bambino sia nel suo ricordo del matrimonio? Lei è la chiave di volta dell'intera vicenda. Nell'ultimo ricordo che vede John insieme a suo fratello, si vede la madre dei due ragazzi che prende l'auto per andare al lavoro. I due bambini giocano a palla per strada. Uno di loro due, tuttavia, forse per un orribile scherzo del destino, calcia troppo forte la palla, che finisce sotto la macchina della madre. Joy corre a recuperare la palla. Eva e Neil, una volta compresa l'intera faccenda, corrono verso di lui, indecisi se fermare o meno l'accaduto. La madre accende l'auto. Joy raggiunge e afferra la palla. La madre del bambino fa retromarcia e... Assistiamo impotenti all'orribile scena di una madre che, a causa di un tragico incidente, investe il proprio figlio, uccidendolo.
questo momento terribile porterà ad una tremenda reazione a catena che riunirà quasi tutti i pezzi del puzzle della tragica vita di John. La madre, in preda alla disperazione e alla depressione, fa prescrivere al suo unico figlio rimasto dei beta bloccanti, ovvero dei farmaci in grado di alterare e cancellare i ricordi traumatici. Per farvela breve, ci sono stati alcuni studi tra il 2005 e il 2009 che hanno dimostrato, solo in via teorica, la possibilità che alcuni componenti di queste medicine potessero bloccare i neurotrasmettitori che permettono di creare ricordi. Quindi, ripeto, solo in via teorica, e in base a studi di quasi 20 anni fa, i beta bloccanti potrebbero modificare ricordi traumatici delle persone, rendendo più facile il loro superamento. Anche in questo caso, come per tutta la durata del gioco, lo sviluppatore gioca con l'etica e pone al giocatore l'ennesima domanda su cosa è giusto e cosa no. Torniamo al discorso. John si dimentica così dell'esistenza del fratello e di tutto ciò che è successo precedentemente a quell'orribile evento. In questo momento abbiamo capito due cose importanti: il perché nella stanza di Johnny c'era un letto a castello e perché la madre al suo matrimonio l'ha chiamato Joy. A questo punto manca poco alla fine della storia di John e alla fine di To The Moon. Ma prima di proseguire, diamo una rapida occhiata all'autore del titolo. My name's Ken. To The Moon, come dicevamo anche all'inizio del video, è un videogioco RPG puzzle sviluppato dalla Free Bird Games, uno studio di videogiochi canadese. Nonostante lo studio sia composto da varie persone, il membro principale del progetto, responsabile al 90% della creazione del titolo, è lo sviluppatore Kan Gao. Con To The Moon, Kan Gao voleva raccontare una storia, un semplice racconto che parlasse di amore e perdita. La storia del titolo venne concepita dal creatore durante i suoi anni alle superiori, ben prima che lui entrasse nell'industria videoludica. Il gioco, stando alle stesse parole di Kan Gao, è uno pseudo videogame. Non c'è molto gameplay, non ci sono meccaniche mozzafiato in grado di immergere il giocatore in ore e ore di divertimento e frenesia. Tuttavia, c'è la storia, un racconto dedicato e dolce, in grado di emozionare e far riflettere. Con To The Moon volevo solo trasformare in un'esperienza interattiva una storia piena di angoscia che avevo scritto al liceo. Penso ancora che To The Moon sia uno pseudo videogioco, cioè ci sono un sacco di scene animate, dialoghi e non molto gameplay, ma c'è qualcosa di davvero affascinante nel poter camminare in un mondo creato da te. L'ispirazione principale che portò alla nascita di To The Moon fu un evento drammatico accaduto nella vita di Kan Gao. Il nonno dello sviluppatore, infatti, in pericolo di vita per una problematica cardiaca, venne immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico atto a salvargli la vita. L'operazione fortunatamente andò bene, ma la vista di suo nonno sul lettino d'ospedale ebbe un forte impatto sulla mente di Kan Gao. La realizzazione che anche queste situazioni orribili facessero parte della vita di una persona portarono lo sviluppatore a farsi delle domande, a mettere in discussione se stesso e la sua esistenza, a chiedersi se le azioni da lui compiute in passato andassero bene o potessero essere fatte meglio. Sono tutti pensieri che ogni essere umano fa nel corso della sua vita, volente o nolente. Ma nel caso di Kan Gao, essi furono anche il carburante in grado di alimentare il suo mondo di storie intricate ed emozionanti. Numerose furono le ispirazioni che Kan Gao e il suo team utilizzarono per la creazione di To The Moon. Per la grafica, i ragazzi della Free Bird Games si ispirarono a quella di Chrono Trigger, il JRPG capolavoro creato da Square, oggi Square Enix. Per il flow della storia e molte delle scene, Kan Gao si ispirò a molti film della Disney Pixar, in particolar modo Wall-E e Up. Altri film che furono di ispirazione per la storia furono il film del 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind, diretto da Michel Gondry, che noi conosciamo qui in Italia con il nome Se mi lasci ti cancello, e Memento del 2000, diretto da Christopher Nolan. Le musiche di To The Moon sono per la maggior parte composte da Kan Gao stesso, ad eccezione della traccia Everything's Alright, che invece è stata composta da Laura Shigihara, artista musicale che oggi è riconosciuta per essere la compositrice principale dietro il videogioco Plants vs. Zombies, nonché per il suo contributo alla colonna sonora dei videogiochi Undertale e Deltarune di Toby Fox. Il gioco è stato interamente sviluppato sull'engine RPG Maker XP e ha richiesto un anno e mezzo di sviluppo per essere portato a termine. L'engine su cui gira To The Moon ha tremende limitazioni,
dovuta all'epoca d'uscita e alle macchine a cui era destinato. Tuttavia, grazie anche a Ruby, il linguaggio di programmazione presente all'interno dell'engine, Kangao e il suo team riuscivano a costringere l'engine ad aggiungere meccaniche e possibilità che con solo il sistema di eventi stock di RPG Maker XP sarebbe stato praticamente impossibile da fare. Ad oggi, nel 2024, la Freebird Games, oltre ad avere qualche membro in più, ha ampliato lo stupendo universo narrativo della Sigmund Corp, con nuovi titoli e nuovi contenuti. To the Moon, infatti, non è l'unico titolo con protagonisti Eva e Neil, ma fa parte di una trilogia composta dai videogiochi Finding Paradise, uscito nel 2017, e Impostor Factory, uscito nel 2021. Questi titoli sono intervallati da dei mini-sods, dei piccoli episodi facenti parte di To the Moon, che espandono ulteriormente attraverso piccole scene l'universo dei personaggi del gioco, e da una piccola storia intitolata A Bird Story, che senza fare spoiler fa da prequel per Finding Paradise. Oltre alla trilogia originale, Kangao e il suo team hanno anche avviato un Kickstarter, con l'obiettivo di creare un gioco da tavola a tema To the Moon. Il Kickstarter, ad oggi, è stato concluso con successo, con ben $347,793 canadesi tirati su a fronte dei 50,000 previsti e con oltre 3,334 sostenitori. Altri progetti a tema To the Moon includono artbook, fumetti e pupazzi ritraenti oggetti o personaggi del gioco. Il gioco è pieno di citazioni ad altri media più o meno famosi. Un paio di esempi si possono trovare nel libro Dusklight, romanzo presente all'interno della libreria di John che cita Twilight, la divertentissima sequenza di combat system che riprende in gran parte quello di Chrono Trigger, la Dokken di Street Fighter, oppure il personaggio Lorenzo von Matterhorn, citato da Neil e che riprende lo pseudonimo utilizzato dal personaggio Barney nella serie TV How I Met Your Mother. Tutti piccoli dettagli che dimostrano la cura incredibile degli sviluppatori verso la loro opera. Bene, superata questa breve parentesi sugli autori, torniamo a noi. Una volta scoperta la verità, Eva e Neil non riescono a credere ai loro occhi. Tutto quello che hanno visto, la morte di Joy, i beta bloccanti, la madre di Johnny che lo scambia per il fratellino morto, tutto questo crea una tensione palpabile all'interno dell'opera. Quasi tutti i pezzi del puzzle sono riuniti, ne manca solo uno, il coniglio blu con la pancia gialla. Viaggiando a ritroso tra i ricordi del piccolo John, Eva e Neil si imbattono in un importantissimo ricordo, brutalmente congelato dai beta bloccanti. I due scienziati si ritrovano nel bel mezzo di una fiera. John, Joy e la loro madre si stanno divertendo un mondo. Tuttavia, come spesso accade quando si hanno dei fratelli o delle sorelle, John si sente il figlio meno amato della famiglia. Approfittando di un breve momento di libertà, John esce dalla fiera e si addentra nel bosco, arrivando fino a un promontorio. Lì, in un incredibile colpo di scena, incontra una piccola River. I due bambini non si conoscono ancora, ma stringono velocemente amicizia. Delle stelle cadenti decorano il cielo, creando un'atmosfera meravigliosa e sognante. I due bambini le guardano insieme e River condivide con John una sua scoperta. Una nuova costellazione, a forma di coniglio, con orecchie, zampe e la luna a fargli da pancia. Lo stesso coniglio che River tenterà di replicare e di far ricordare a John da adulta, attraverso gli origami. A quel punto, nel bel mezzo di questo momento magico, la madre di John chiamerà ad alta voce il figlio, preoccupata. Il bambino e River si guardano negli occhi, si danno appuntamento nello stesso luogo fra un anno esatto e si separano. Non prima però che John regali a River il premio da lui vinto alle bancarelle della fiera. Un piccolo, adorabile, peluche di pezza a forma di ornitorinco. Lo stesso peluche che noi vediamo più volte nel corso del gioco. Adesso abbiamo tutti i pezzi. Ecco perché River si comportava in quel modo così strano con John. Ecco perché per lei il faro, le stelle e gli origami di coniglio erano così importanti. La donna cercava disperatamente di far ricordare al marito il loro primo stupendo incontro. Incontro che a causa dell'improvvisa morte di Joy e del pesante utilizzo di beta bloccanti, John non ricorderà mai. Arriviamo così al climax. Eva e Neil non hanno più tempo, hanno tutte le carte in regola per modificare i ricordi di John e farlo andare finalmente sulla luna. Ma qualcosa non va. Nessuna delle loro modifiche sembra instillare nella mente dell'uomo il desiderio di andare sulla luna.
finché ad Eva non viene un'idea, subdola e meschina: cancellare per sempre River dalla memoria di John. Eva agisce alle spalle di Neil. Il giovane tecnico tenta a tutti i costi di fermare la collega, che sembra impazzita. Neil insegue Eva attraverso i corridoi della scuola superiore di John, distorta e frammentata da tutti i ricordi della vita dell'uomo. Egli tenta disperatamente di far risalire la propria collega, ma arriva troppo tardi. Eva è riuscita nel suo intento, e John non riuscirà mai ad incontrare per la seconda volta River per chiederle un appuntamento. A quel punto, un Neil deluso e una Eva preoccupata si dirigono verso il ricordo madre, quello che vede John entrare a far parte della NASA. Non avendo mai conosciuto River, l'uomo, in un bizzarro effetto domino, si dedica solo a se stesso e ai suoi studi, arrivando ad entrare così nella NASA. Noi giocatori, tuttavia, non siamo felici di quanto accaduto. Per quanto le azioni di Eva siano nobili, il suo ultimo gesto, quello di cancellare River, è stato tremendamente meschino. Qui, ancora una volta, il gioco si diverte a torturarci con il suo strano concetto di etica. È corretto modificare le memorie di un soggetto per farlo smettere di soffrire? I brutti ricordi non fanno parte essi stessi dell'esperienza umana, non rendono l'individuo unico. È quello che ci siamo chiesti io e Yomu. Io sono dell'idea che i ricordi sono ciò che ci rendono umani, sono l'unica cosa che prima di morire ci rendono unici, e in un certo senso sono la prova che abbiamo vissuto. Tutta la nostra vita, o almeno ciò che è importante, è immagazzinata nella nostra mente ed è parte preziosa di noi, che nessuno dovrebbe avere il diritto di modificare o cancellare. La cosa cambia però se è la persona stessa a chiederlo. Effettivamente, se ci pensiamo, modificare i ricordi di una persona può davvero essere una cosa così meschina. Alla fine della fiera, le azioni da noi compiute mentre eravamo in vita rimangono, le nostre gentilezze, i nostri progressi, i valori che noi trasmettiamo ai nostri cari. Sono solo i ricordi all'interno del nostro cervello a cambiare. Per quanto i ricordi di una persona possano essere importanti e essenziali per la crescita, penso che dare un ultimo dolce ricordo a una persona che è ormai in fin di vita e farla morire senza rimpianti o sensi di colpa possa essere un gesto tremendamente umano, anche se forse poco ortodosso. Noi possiamo solo assistere a John che completa il suo addestramento alla NASA e si prepara per andare sulla Luna. Joy, il fratello dell'uomo, in questo ricordo modificato è ancora vivo ed è diventato uno scrittore di successo. Ciò è veramente toccante, ma noi giocatori, per tutta la durata della nostra permanenza alla NASA, sentiamo solo un enorme senso di vuoto. River non c'è più. Tuttavia, Eva si comporta in modo strano. Ella si guarda intorno nervosamente, come se stesse aspettando qualcosa o qualcuno. Neil nota lo strano comportamento della ragazza, ma ogni sua domanda sull'argomento viene ignorata. Dopo un paio di ricordi spezzettati, arriviamo finalmente al momento clou del gioco. John viene scelto per andare sulla Luna. Tutti i presenti della vicenda sono felici, tranne Eva e Neil, e ovviamente noi. Nonostante la cancellazione di River abbia permesso la riuscita del sogno di John, in fondo al nostro cuore sappiamo di aver compiuto una scelta sbagliata. Questo momento di allegria verrà temporaneamente interrotto da una porta che si apre. Noi vediamo solo una figura di spalle, dai capelli rossi, che si avvicina a John. Quella figura è River. A quel punto Eva esulta. La presenza di River all'interno della NASA non è nient'altro che una fortunatissima coincidenza, una probabilità minuscola che però Eva sperava accadesse con tutto il cuore. Questa semplice ma potentissima scena non solo ci fa cambiare completamente opinione su Eva, ma fa svoltare completamente il mood della narrazione, trasformandolo in un lieto fine. Tutto quello che vediamo successivamente sono John e River che si frequentano all'interno della NASA e si innamorano. John scriveva lo stesso identico spartito musicale che noi sentiremo suonare dai figli di Lily all'inizio del gioco, questa volta con un titolo diverso: To the Moon. Ed è proprio questo ciò che dovemmo fare. La nostra missione è finita, siamo riusciti a realizzare il sogno di John e tutto quello che dobbiamo fare adesso è sederci al tramonto in compagnia di Eva e Neil,
a guardare John che insieme alla sua bella River parte con uno shuttle verso la Luna. All'interno di esso i due piccioncini lasciano l'orbita terrestre e dall'oblò della navicella vedono insieme la Luna. John e River si terranno per mano. Lo schermo andrà nero e l'ultima cosa che sentiremo sarà il suono dell'elettrocardiogramma di John che si appiattisce. E così finisce To the Moon, un gioco indie forte, affascinante e malinconico, che però nasconde ancora qualche segreto. Che cosa dire dopo questo eccelso riassunto? Che se il gioco si fosse svolto in Europa, con la sanità pubblica, sarebbe durato 2 secondi e avrebbero vissuto felici e contenti sin dall'inizio. To the Moon è un gioco freudiano fino al midollo. Non solo il nome dell'azienda di Eva e Neil si chiama letteralmente Sigmund Corporation, ma anche la loro macchina che analizza i ricordi è estremamente freudiana. Le persone generiche dei ricordi sono come ombre, perché noi ricordiamo solo le cose importanti. Il fatto che per saltare da un ricordo all'altro serva un memento, ovvero sia un oggetto che è emotivamente significativo, perché per Freud noi ricordiamo meglio ciò che è emotivamente impattante. Abbiamo anche la repressione freudiana. Cioè quando un ricordo troppo doloroso viene soppresso, in questo caso farmacologicamente, eppure riesce a manifestarsi nel subconscio tramite meccanismi di sublimazione, lapsus, impressioni. Infatti noi abbiamo una concezione inizialmente rigida di questa amnesia. La madre di Johnny gli ha cancellato i ricordi del trauma e tutto quello che veniva prima, iva compreso il fatto che i piccoli River e Johnny si erano promessi di incontrarsi sulla Luna. Quindi Johnny non dovrebbe avere alcun ricordo di questa promessa, da qui il suo non capire come mai River faccia così tanti origami coniglio, visto che la Luna in un punto sembra raffigurare un coniglio. Ma è qui che arriva il buon Freud a spiegarci che pure quando noi non ricordiamo qualcosa, quel ricordo ci apparterrà per sempre e ci influenzerà in modi apparentemente incomprensibili. Johnny ha sempre voluto andare sulla Luna, senza sapere il motivo. Il motivo era tentare disperatamente di ricongiungersi con quel ricordo, quella promessa fatta a River tanti anni prima. E noi vediamo il concetto del represso che riemerge una seconda volta. Eva cancella River dai ricordi di Johnny, ma quelle connessioni neuronali sono sempre lì. L'impressione emotiva rimarrà lì. È impossibile cancellarla senza cancellare la mente stessa. Ed è per questo che River, fatta uscire dalla porta, rientra dalla finestra. Il subconscio di Johnny la fa manifestare nei ricordi della nuova vita, facendoli incontrare di nuovo. Quel finale. Quel finale in cui Johnny e River sono sullo shuttle, vicinissimi alla Luna. Johnny non ricorda ovviamente di aver chiamato la Sigmund, non sa che sta per morire. E quando sente la sua mente venir meno, quando sente la simulazione traballare, ha paura. Ma River gli tende la mano e lui gliela stringe e lui non ha più paura e muore sereno. River rientra sicuramente nello spettro autistico, da qui le sue difficoltà comunicative, tipo che interpreta alla lettera andare al cinema insieme, nel senso di vedere in due sale separate lo stesso film. E vediamo anche il tema del masking, portato avanti da Isabelle, che ha dovuto reprimere tutte le caratteristiche dello spettro, River invece no. Nel gioco viene citato un racconto di Christian Andersen, ossia i nuovi vestiti dell'imperatore. C'è un imperatore che voleva dei nuovi vestiti, e dei truffatori gli mostrarono il niente, dicendogli che quel niente era in realtà una seta di pregevolissima fattura, totalmente trasparente, così leggera che era impossibile sentirla sulla pelle. E così lo vestirono di niente, e l'imperatore credeva di essere comunque vestito e andò in giro nudo. Non è un caso che una persona nello spettro simpatizzi con questa storia, perché mostra il carattere arbitrario di molte convenzioni sociali, che essendo arbitrario e non logico, anzi spesso illogico, può essere difficile da capire per chi rientra nello spettro. Ora, c'è chi ha definito il finale di questo gioco insoddisfacente per via del fatto che questi sono dei ricordi falsi,
Ma ricordiamo che è stato fatto tutto con il consenso di Johnny e che la verità del suo amore con River è rimasta preservata. È a tutti gli effetti una forma di ipnoterapia, di manifestazione teatrale catartica. C'è chi si è lamentato del finale anche perché River non ha mai saputo del trauma di Johnny e quindi non ha mai saputo che Johnny non capiva la cosa dei conigli per quel motivo. In realtà ci sono due cose da dire. La prima è che, come dice il gioco stesso, il finale è secondario rispetto al percorso. Sarebbe erroneo dunque pensare che tutto l'amore di Johnny per River può essere sintetizzato dal fatto che sia stato o meno capace di dirle un suo ricordo per giunta perduto. Johnny ha amato River per tutta la sua vita. River per tutta la sua vita ha sentito questo amore, ed è questo che conta. Come in tutte le relazioni ci sono stati dei non detti o degli errori comunicativi, delle dimenticanze, ma questo non cancella il percorso e la sua validità. Penso che questo concetto sia ben simboleggiato dalla colonna sonora principale, chiamata appunto Per River. Questa melodia è basata su ripetizioni continue di due note. E uno potrebbe dire, che noia, sempre le stesse due note, che musica puoi farci con due note? Ma in realtà sul ritmo di questa ripetizione puoi girare e rigirare con vari toni, con varie velocità e con aggiunte secondarie. Due note sempre vicine possono fare sempre la stessa cosa, eppure in modi sempre leggermente diversi. Allo stesso modo la vita di una coppia è sempre la stessa, eppure c'è una bellezza nella ripetizione dell'ideale. Io conosco persone che se potessero vivrebbero facendo solo giardinaggio per l'eternità, perché quella è la loro chiamata, quella è la loro passione. L'amore è parte integrante di questo concetto, la melodia è sempre la stessa, ma rivista in una vita e poi in un'altra. Il secondo punto che vi volevo dire, perché vi ricordo che questo era solo il primo, è che in realtà la serie sembra lasciare intendere una sorta di al di là, perché noi vediamo dopo i due piccoli, River e Johnny, che scorrazzano insieme verso l'infinito. Comunque, vi dico che non è sbagliatissimo vedere le stelle come dei fari. Certo, non saranno letteralmente dei fari, ma per i marinai la differenza tra un faro e una stella era poca cosa. Entrambe luci nella notte che li orientavano. Così come Johnny ha avuto il faro Anya, Forger, a orientarlo sempre nel suo incontrarsi e rincontrarsi con River, come luogo dove visitarla dopo la sepoltura ed infine per guidarlo verso la luna. To the Moon ha vinto il Game of the Year Award per la migliore storia nel 2011. Vi ricordo che i suoi avversari erano Portal e Xenoblade, mica cazzi e mazzi. Una parola di elogio per i paesaggi, che sono davvero bellissimi. Sulla scia del successo di To the Moon, la Freebird ha pubblicato diversi sequel in una vera e propria saga. Iniziamo dai sequel immediati a To the Moon, prima di passare al secondo capitolo videoludico. Abbiamo tre sequel immediati. Il primo è il fumetto To the Moon 2. È una storia per bambini in cui l'ornitorinco peluche e il coniglio origami sono vivi e vogliono andare sulla luna a tutti i costi per ricongiungersi con River e John. E le provano tutte per arrivare sulla luna, finché non ci riescono, venendo accolti dai loro genitori putativi sul pallido satellite terrestre. E poi abbiamo i due mini-sodes di To the Moon. Si tratta di avventure molto brevi che spiegano meglio come funziona la Sigmund. In modo particolare vediamo i colleghi di Eva e Neil, vediamo il rapporto cripto-romantico tra i due e scopriamo che ci sono persone che odiano la Sigmund, ritenendola abominevole per quello che fa, tanto che i nostri eroi sono chiusi nell'edificio in attesa che la folla inferocita vada via. Passiamo ora al secondo capitolo videoludico, a Bird Story, prequel del terzo capitolo, ossia Finding Paradise. È una storia priva di dialoghi, ma ugualmente espressiva. C'è un ragazzino chiamato Colin, un ragazzo estremamente solitario. A scuola non ha amici, a casa i suoi genitori non ci sono mai e l'unico affetto che riceve sono delle lettere lasciate ogni tot da loro. Noi vediamo che Colin ha una fervida fantasia, quando cammina vicino ai boschi è come se gli alberi si muovessero lasciandolo passare. Ed è proprio nei boschi che Colin vede qualcosa, un tasso che dà la caccia ad un uccellino. Colin salva l'uccellino, che si nasconde nello zaino di Colin, il quale inconsapevolmente se lo porta a casa. E così Colin inizia a prendersi cura del volatile, nutrendolo, abbeverandolo e giocando con lui. Da persona, chi mi segue su Instagram lo sa, che ha trovato un rondone e se ne è presa cura per un po', ho in qualche modo empatizzato con il protagonista. Ora, quello che succede nel gioco, che è il più breve della saga, a parte i mini-sods ovviamente,
è che noi vediamo la fantasia del protagonista correre mentre gioca con il volatile, e nel farlo riesce anche a socializzare di più con i suoi compagni di classe, ma qui c'è un problema. Colin porta il volatile da una veterinaria, la quale gli spiega che dovrà lasciarlo a lei, così che lei possa curarlo, ma Colin non accetta di separarsi dal suo amico e se lo porta via. Colin, nel suo comportamento egoistico, ricordiamo che è un bambino, pensa più a tenere l'amico legato a sé e ingenuamente crede di potersi prendere cura del volatile meglio di una veterinaria, ma sotto sotto anche lui lo sa. Sa che la cosa non può durare e spesso rincontra la veterinaria in giro, che cerca di spiegargli che il volatile prima o poi dovrà andare per la sua strada, ma Colin evita in ogni modo questo confronto, scappa da lei, non vuole lasciarlo andare. Tutto questo fino a quando il volatile, ormai guarito, si prepara a volare via. E Colin capisce che se si ama qualcosa, si ama anche la libertà, e lo lascia andare. Il gioco mostra semplicemente, a questo punto, la vita quotidiana di Colin dopo, e mostra un detto molto vero, senza volerlo, senza citarlo: l'assenza è presenza. Rivedere i luoghi dove l'uccellino giocava, che ora sono vuoti, rivedere la terrazza dove dormiva, rivedere il luogo dove l'aveva trovato, tutti questi luoghi sono esattamente uguali a prima, è il volatile che non è presente. Eppure la sua assenza è talmente significativa che riempie di significato e di emozione questi luoghi liminali. Questo gioco privo di dialoghi eppure ci racconta così tanto. Alla fine l'uccellino viene a trovare Colin un'ultima volta, ha trovato infatti una compagna, e poi vola via verso il nido. Signori, cosa vi posso dire? La storia di un ragazzino e di un uccellino che dura sì e no un'oretta da completare, un vero e proprio capolavoro. Passiamo dunque al terzo capitolo, Finding Paradise. Qui infatti la Sigmund è stata ingaggiata da un Colin ormai anziano, il quale non sa esattamente che cosa vuole. Dice solo che non vuole che loro cambino molto della sua vita. Neil ed Eva sono messi ancora più in difficoltà dal fatto che, a differenza dei soliti pazienti, in cui partono dalla terza età e poi piano piano vanno a ritroso nei ricordi fino all'infanzia, regrediscono, qui c'è qualcosa che li blocca. C'è qualcosa a metà, più o meno, della vita di Colin che blocca i ricordi e loro devono fare avanti e indietro in una spirale da anzianissimo a giovanissimo, ma sempre più vicini al centro. Che cosa è successo a Colin in mezzo alla sua vita di così importante? Esplorando i suoi ricordi, i nostri eroi scoprono che Colin da piccolo conosceva una bambina di nome Faye e i due erano inseparabili, però non c'è alcuna traccia di lei nell'età adulta e anziana, e anzi lui è sposato con un figlio. E così i due, man mano che esplorano questi ricordi, iniziano a pensare che forse il rimpianto segreto di Colin è non essersi messo con Faye, e infatti lui sembra avere dei piccoli rimpianti con l'attuale moglie, tipo il non essere arrivato in tempo per il parto, l'aver subito uno spruzzo da una piovra mentre erano in gita al parco acquatico. Tra l'altro c'è una bellissima scena in cui Eva è affascinata da le meduse e quindi empatizzo molto. Mentre con Faye i ricordi sono tutti perfetti. Che cosa fare dunque? Cancellare la moglie e sostituirla con Faye? È impossibile, lui ha chiesto di non cambiare quasi nulla della sua vita. E allora cancellare Faye? Ebbene, quando arriviamo vicini alla metà di Colin, della vita di Colin, scopriamo qualcosa di pazzesco. Ricordi in cui coesistono sia Faye sia la futura moglie. Faye non sembra gelosa e anzi supporta Colin nel suo tentativo di conquistare la futura moglie. E questo lascia i protagonisti confusi, visto che inizialmente pensavano ad una cotta infantile finita male, quando invece tra Faye e Colin le cose sembrano del tutto platoniche, sono solo amici. Piano piano però ci rendiamo conto di alcuni dettagli. Nessuno sembra fare caso a Faye, a parte Colin, e chi entra nei suoi ricordi ovviamente, e nessuno interagisce mai con Faye, nessuno le risponde, nessuno l'ascolta. Ciò, unito alla fervida immaginazione di Colin, ci fa realizzare una cosa pazzesca. Faye non esiste. È un'amica immaginaria che Colin ha sempre avuto sin da bambino. La fantasia di Colin era talmente vivida che è rimasta nei suoi ricordi. Colin, a metà della sua vita, da adolescente, mentre ormai le cose con la futura moglie stanno andando bene, decide di andare un'ultima volta sotto l'albero con Faye a suonare insieme. Colin non è schizofrenico, sa che Faye non esiste, semplicemente lei gli teneva compagnia quando era un ragazzino solitario. Ora che è adulto,
è tempo di lasciarla andare. Così Fei gli dice addio, ma gli dice che rimarrà sempre dentro di lui, ad osservarlo e a tifare per lui. Da qui capiamo perché intravediamo l'ombra di Fei in un ricordo anziano, e che un giorno i due si reincontreranno. Io sono sempre stato, sin da bambino, un individuo dalla fortissima immaginazione, motivo per cui faccio lo scrittore qui sul tubo, quindi ho parecchio empatizzato con tutti questi concetti di Colin, più che con gli altri personaggi della serie, non solo. Fei, ora, sfruttando un bug nella macchina, assume poteri da amministratrice nei ricordi di Colin. Lei intende scacciare via Eva e Neil, vuole che lascino in pace Colin nei suoi ultimi minuti di vita. Si verifica un'epica lotta in stile Final Fantasy tra Neil e Fei, e non è l'unica referenza simpatica nel gioco. Ad un certo punto Neil cita Gurren Lagann, e quando Colin ottiene il posto di apprendista pilota, la fervida immaginazione del bambino immagina il direttore dell'aeroporto come una specie di padrino. Alla fine Eva e Neil smettono di combattere e dicono a Fei che lei ha ragione. Loro sono estranei nelle memorie di Colin. Lui ha vissuto una bella vita e loro sentono di non poter cambiare nulla. Eppure lui vuole cambiare qualcosa. E allora cosa? Il colpo di genio è questo. Non è la risposta. È la domanda la questione chiave. Lui ha chiesto di cambiare senza cambiare. E allora l'unica cosa da cambiare è il cambiamento. Neil dà pieni poteri a Fei sulla mente di Colin, lei che lo conosce meglio di chiunque altro, e le chiede di cancellare la loro presenza. Loro, Neil ed Eva, usciranno dalla simulazione e Fei farà in modo che Colin, nei suoi ricordi, non abbia mai saputo della Sigmund, non abbia mai chiesto un appuntamento, non abbia mai subito il loro trattamento, perché Colin è una persona qualunque, che ha vissuto una vita bella con dei piccoli rimpianti, piccoli dettaglini che avrebbe voluto cambiare, ma in realtà è affezionato a quei ricordi. E non li vuole cambiare davvero, e Fei serve a questo. Di nuovo ritorna Freud. La musica, estremamente tragica, che si sente in questi ultimi minuti, recita, tra le altre cose, I learned to fly because of you. So when you left, I could go too. As we grow, we must learn to let things go. Veramente una canzone straordinaria. E la morale di Finding Paradise mi ricorda una canzone che si intitola Heaven is a place on earth, ovvero sia rendere questo mondo qualcosa di bello, qui e ora. E dopo questa tragica scena, Colin, nei suoi ricordi, vede, sull'altro balcone, come quando erano piccoli, Fei. Saluta la sua vecchia amica d'infanzia e lei gli chiede se lui ha qualche rimpianto, e Colin risponde di sì, ma che non hanno importanza. Colin, a questo punto, dà un bacio alla moglie addormentata nel letto, nello stesso momento in cui la moglie bacia lui prima che il suo cervello nella realtà si spenga. Eppure non finisce qui, perché Neil afferma di aver trovato una soluzione che cercava da tempo e la chiama lei, lasciando intendere di aver preservato Fei dentro la macchina. Piccole simpatie. La scuola di Colin è la stessa a cui andavano River e Johnny. E non finisce qui, perché la Freebird ha pubblicato Paper Memories, un fumetto monovolume che io possiedo, che include storie... Ho posseduto tutte le cose che sto elencando, giocato, letto, quello che è, che include storie sia su To The Moon, sia su Finding Paradise. In questo fumetto vediamo il primissimo incontro tra Colin e Fei, in cui scopriamo che questo incontro è avvenuto proprio dopo la volata dell'uccellino, e vediamo altri dialoghi tra John e River, vediamo altre avventure del nostro duo di protagonisti, insomma, more of the same, decisamente un fumetto carinissimo. Passiamo all'ultimo gioco pubblicato, ossia Imposter Factory. In questo gioco noi siamo Quincy Reynard, che entra nella megavilla appartenente ai proprietari della Hugh Hines Foundation. Nella megavilla c'è anche Risobot, un cucinino domotico ambulante che offre riso a tutti. E mentre si aspetta che tutti gli ospiti arrivino, Quincy con orrore scopre che i proprietari sono tutti morti. C'è un imposter Amogus, e il comportamento sus e baca di una donna, Linry, insospettisce Quincy. Infatti Linry sembra comportarsi in maniera diversa a seconda della scena, come se ci fosse una falsa Linry, o meglio una seconda Linry, una che sembra terrorizzata e una che sembra sapere qualcosa. Quincy scopre che andando nel bagno e usando il lavandino, il tempo sembra resettarsi. Lui pensa di aver scoperto una macchina del tempo, noi giocatori invece scopriamo, cioè capiamo, che siamo nella simulazione.
A questo punto Quincy inizia ad esplorare i ricordi di Linry sin da quando era piccola, osservandola in un immenso campo di lavanda con il padre mentre osserva le stelle. Linry sin da piccola aveva una malattia e per questo non era chiaro quanto a lungo avrebbe vissuto. Ha deciso quindi di studiare per divenire una scienziata ed è all'università che conosce Quincy, che sta venendo osservato dal Quincy fuori dai ricordi, che non ha alcuna memoria di ciò. I due fanno amicizia, Quincy umanista, lei invece scienziata, e i due si mettono insieme e iniziano a convivere, e Linry ottiene un lavoro alla megavilla di inizio gioco, che scopriamo avere dei sotterranei dove l'azienda tiene un laboratorio. Questo laboratorio è il luogo dove stanno sviluppando il prototipo di una macchina che può cambiare i ricordi delle persone. Insomma, questi ricordi che noi stiamo osservando si svolgono prima di tutta la saga, persino prima di To The Moon. Linry abbandonò questa azienda quando ci fu un esperimento andato male, in cui ci scappò il morto. Linry e Quincy viaggiarono per il mondo e lei rimase incinta. Ma qui arrivano le brutte sorprese. La patologia di Linry è evidentemente qualcosa che ha a che fare con le neoplasie. Lei deve iniziare la chemioterapia, ma questo sarebbe fatale per il bambino. Ci sono due scelte. Lei può indurre il parto in anticipo, cosa che le permetterebbe di iniziare la terapia subito e vivere, ma comporterebbe un altissimo rischio di malformazioni per il bambino. Oppure può andare avanti con la gravidanza e iniziare la terapia dopo il parto naturale, cosa che però potrebbe esserle fatale. Alla fine Quincy e Linry decidono di indurre il parto in anticipo. Linry è salva, ma il bambino, che viene chiamato Tobias Reynard, che è una referenza a Toby Fox, Reynard in inglese si traduce Fox, vive tutta la sua vita sulla sedia a rotelle, attaccato ad un respiratore, e muore molto giovane, mentre Linry cerca di mostrargli lo stesso campo di lavanda stellato che vide da piccola. Una madre non dovrebbe seppellire il figlio. La morte di Tobias sconvolge Linry, la cambia. Lei abbandona il marito e si getta a capofitto negli studi e nell'azienda, per la quale si fa riassumere. Ignora le chiamate del marito e continua i suoi esperimenti fino ad invecchiare. Ad un certo punto lei ha creato una simulazione della villa, in cui ha assunto le sembianze di se stessa da giovane e ha creato una copia di Quincy basata sui suoi ricordi, senza alcuna memoria della loro vita insieme. E così abbiamo appena spiegato tutto quello che è successo. Perché Quincy non ricorda niente della sua vita con Linry? Chi è la seconda Linry che sembra sapere tutto? Come mai il tempo si riavvia? E così via. Linry ha fatto tutto questo perché intende risolvere un bug della macchina. Quando lei prova a fare una simulazione della villa, infatti, si verifica un omicidio. Ma questo omicidio avviene sempre solo nella stanza che non viene osservata. Una sorta di gatto di Schrödinger, ovvero sia una metafora utilizzata per spiegare l'effettivo fenomeno inerente alla meccanica quantistica, secondo cui l'atto di osservare qualcosa a livello microscopico modifica il comportamento di quella cosa. Mi riferisco in modo particolare al comportamento degli elettroni. Linry vuole capire cosa sta succedendo, ed è per questo che intende fare degli esperimenti. Quincy va di stanza in stanza, entrando e uscendo, finché non si verificano gli omicidi. Una volta fatto, si rendono conto di una cosa. L'anomalia, il glitch del sistema, si verifica sempre in due posti. O nella stanza dell'omicidio, o nel laboratorio dove c'è il computer quantistico che permette alla simulazione di funzionare. Se osservi l'uno, l'altro avrà un errore. E così, mentre Linry rimane ad osservare la stanza, Quincy dovrà andare nel sotterraneo. Qui scopriamo anche un dettaglio divertente. Risobot, nei ricordi, sembrava sapere della presenza di Quincy, nonostante questo sia impossibile. Ebbene, il motivo è che Risobot è la manifestazione del computer quantistico. Risobot dice a Quincy, citando ovviamente Zelda, che è pericoloso andare fuori da soli e gli offre come supporto un gatto combattente. Dopo aver attraversato il corridoio infinito, il gatto fugge di paura, nel momento della rivelazione. Nel computer quantistico c'è qualcosa, una creatura, che riconosciamo subito. È Fay! Infatti, una delle statue angeliche fuori, nella fontana, era palesemente Fay, che infatti poi sparisce. Fay spiega loro che Linry non è l'unica ad aver creato una simulazione per risolvere il problema, ma che anche questo mondo è una simulazione creata da un'altra Linry, che è una simulazione creata da una... e così via, una piramide di simulazioni che stanno girando tutte per risolvere lo stesso problema. Scopriamo infatti che nella realtà, la realtà quella vera fuori da tutte le simulazioni, Linry e Quincy scelsero di portare avanti la gravidanza.
Linry ebbe un bambino privo di patologie e morì poco dopo. Ma prima di morire ha preservato le sue memorie nel computer della fondazione. Quel bambino non si chiamerà Tobias, si chiamerà Neil. Esattamente. Impostor Factory è la storia dei genitori di Neil Watts. Neil ha passato tutta la vita a lavorare per la Sigmund e quando finalmente ha ottenuto i ricordi della madre, li ha messi nella macchina con Faye dentro come amministratrice e le ha fatto girare queste simulazioni in cui le varie Linry dei vari universi paralleli simulano altre Linry e questa è la prima volta che Linry e Quincy collaborano, portando al collasso di tutte le simulazioni una sopra l'altra. Faye, a questo punto, prende tutte le Linry e tutti i Quincy delle varie simulazioni per portarli in salvo. In questo contesto, però, non si possono portare con sé anche Risobot e il gatto, che Quincy deve salutare, tristemente. Però i due promettono che un giorno si reincontreranno. Faye li porta tutti sulla Luna, referenza a To The Moon, e poi fonde tutti i Quincy in un solo Quincy, e tutte le Linry in una sola Linry, le loro versioni più complete e perfette. E a questo punto Faye distrugge la simulazione. La Terra, praticamente, davanti a loro che sono sulla Luna. E a questo punto Faye dà l'opportunità a Linry e Quincy di vivere la linea temporale perfetta, con un figlio sano e senza alcun tumore per Linry. I due crescono insieme, vedono il loro figlio che cresce, lo vedono sposarsi con Eva, lo vedono dar loro un nipote e così via. I due invecchiano insieme. E poi Faye arriva, venendo ringraziata dai due e confermando ai due che il loro figlio è vivo e vegeto e che è lui a simulare tutto questo. E così Impostor Factory ha chiuso tutte le sottotrame aperte della saga, la misteriosa malattia di Neil, il fatto che sembra che lui viva spesso dentro simulazioni, perché ha salvato Faye, il suo intento era creare un paradiso, un luogo nella macchina dove permettere alle coscienze informatiche di vivere una vita ideale. Ma le storie pubblicate non finiscono qui, abbiamo anche infatti il fumetto sequel, ovvero sia Bestest Dancers, in cui abbiamo la conferma che sì, Neil ha ereditato dalla madre la patologia e non gli resta molto da vivere. Purtuttavia, gli amici della Sigmund lo supportano ed Eva gli offre di poter venire a stare da lei. Ma la saga non finisce qui, infatti la Freebird ha annunciato altri due giochi futuri che sono già nella mia wishlist di Steam. Il primo è Last Hour of an Epic to the Moon RPG, in cui vedremo non una giocata di ruolo tra i dipendenti della Sigmund, bensì l'ultima ora di questa giocata di ruolo, con tutte le sottotrame avviate alla conclusione e l'epica battaglia finale, suppongo. Uscirà nel 2024, quindi quest'anno. Il secondo è Just a To The Moon Series Beach Episode, riprendendo il classico trope degli anime secondo cui ci deve essere almeno un episodio comandato nella spiaggia, il gioco si preannuncia semplice, i personaggi che se ne vanno al mare a ridere e scherzare. Ma c'è qualcosa che non quadra. Nel trailer sono inclusi alcuni personaggi, dalle foto preview, che dovrebbero essere già morti. Siamo forse nella simulazione? Lo scopriremo a data ancora da destinarsi. Sicuramente io li voglio giocare e voglio parlarne quando usciranno. Si ringrazia Cultware Inc. per averci portato la sua analisi, trovate il loro canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.